Buonasera, anzi buon pomeriggio. Volevo soprattutto dirvi grazie per questo servizio ecclesiale che svolgete, che a me sembra abbia almeno tre grandi significati. Il primo è quello di essere un po' ad immagine di Maria che va a trovare l'anziana cugina Elisabetta e porta con la sua stessa presenza, la presenza stessa del figlio. Non dovete mai dimenticare che non si tratta di una visita qualsiasi, non è la visita del dottore, non è neanche la visita di un amico sbadato, è l'incontro con il Signore attraverso l'Eucarestia e perciò riveste per voi innanzitutto un profondo significato spirituale. Perciò è necessario che quando compite questo gesto di vicinanza non dimentichiate mai, non tanto in nome di chi lo fate, ma con chi lo compite. E questo richiede uno spirito di concentrazione e anche di preparazione che in qualche modo dà a questo gesto un valore ulteriore. E credo che anche sul piano personale questo possa offrire anche alla vostra prossimità qualcosa di unico e di eccezionale. C'è poi un secondo valore nel farsi prossimi alle persone che sono forzatamente a casa, ed è il valore umano della solidarietà. Oggi in particolare questo è ancora più necessario perché spesso le persone fragili sono fatalmente anche quelle emarginate e perciò la continuità con cui voi svolgete il vostro compito dà invece a queste persone la sensazione di non essere ai margini, di essere importanti per la comunità cristiana. E questo allora fa sì che dovete essere molto rigorosi, perché mai dare un appuntamento ad una persona ammalata senza osservare poi questo appuntamento. Perché quando stiamo bene e tutto scorre liscio, non diamo troppa importanza a chi viene o a chi non viene, ma quando si sta immobili, quel momento è un momento atteso, mancare il quale significa ferire la persona. Perciò questo significa da parte vostra che ci deve essere un'attenzione speciale perché questa vostra visita avvenga sempre con la dovuta puntualità e anche con la dovuta, diciamo così, rigorosità. E poi c'è un ultimo significato, dopo quello, diciamo così, cristiano, cristologico, quello che dicevo essere della solidarietà, ed è un significato anche ecclesiale. Perché voi andate non a titolo personale, ma voi andate a nome della Chiesa. Anzi, sarebbe bello, anche se mi rendo conto che non sempre è possibile, che il momento nel quale si assume l'ostia consacrata fosse proprio in qualche modo la celebrazione eucaristica. Dovremmo anche gradualmente educare la nostra comunità cristiana che al momento della comunione, cioè verso il termine della messa, voi vi presentate all'altare e così come nella tradizione più antica prendete il corpo di Cristo davanti a tutta la comunità e uscite dalla chiesa per andare a portarla alle persone ammalate. Mi rendo conto che non sempre è possibile per tutti, perché non è che tutti possano stare pronti, che so io, a mezzogiorno, piuttosto che in rapporto all'orario delle messe, ma sarebbe altamente significativo se questo senso ecclesiale venisse in qualche modo messo in evidenza. Perciò, ecco, quest'altra ragione del vostro impegno a me sembra essere molto importante e dà un respiro diverso al vostro compito. Per tutte queste ragioni penso che dirvi grazie è indispensabile. Ovviamente non sto qui a dirlo, ma siamo ormai a un passo
dall'incontro pastorale di venerdì 7, sabato 8, domenica 9 settembre, che quest'anno ha come tema la dimensione sociale del Vangelo. Perciò chiedo a voi di farvi presenti, ma anche di farvi interpreti presso gli altri di questo momento, che è un momento unico. Dunque, una sola volta all'anno, come Chiesa ci riuniamo tutti quanti per cercare di ragionare su una questione, non in astratto, ma cercando poi di calarla in concreto attraverso delle scelte che facciamo insieme. Questo significa essere parte di una Chiesa, non essere ognuno per proprio conto chiuso dentro la propria parrocchia. Grazie e buona domenica.